Tanto grazie a due grandi media, Radio Radicale e Il Riformista. Senza di loro questa manifestazione non ci sarebbe stata. Due cose. Io credo che noi abbiamo una grande, grandissima occasione. L'occasione per cambiare il corso della storia in questa fase del mondo. Il capitalismo senza libertà della Cina, dopo questa vicenda del Cile e della soluzione che ci sarà, poi cercherò di spiegare come sulle Olimpiadi, non sarà più lo stesso. Non sarà più lo stesso il percorso della Cina, autocrazia senza libertà, con capitalismo. Come risolvere o come condurre questo percorso? Beh, io credo che la primissima cosa è fare entrare in Tibet la stampa, i giornali, l'informazione. E questo lo può fare e lo può chiedere il Comitato Internazionale Olimpico. Fare entrare la stampa. Senza stampa in Tibet non c'è libertà. Seconda cosa, la Cina ha investito sulle Olimpiadi una grande quantità di risorse finanziarie, una grande quantità di risorse di immagine e una grande quantità di credibilità per il suo futuro capitalistico. Bene, non credo che la Cina voglia e possa rinunciare a questi enormi investimenti in fondo per una piccola grande cosa com'è l'autonomia del Tibet. Per questa ragione occorre giocare con la Cina come la coscienza internazionale nei confronti di un gigante. Ma questo si può fare condizionando la partecipazione prima della politica e poi degli stessi atleti alle Olimpiadi. Non con boicottaggi preventivi, ma con un condizionamento progressivo e sempre più forte. Beh, credo che alla fine la Cina perderà. Perderà perché ha troppo investito, ha troppo da perdere e in fondo la vicenda del Tibet è piccola, grande cosa all'interno della globalizzazione. Vedete, solo l'ultimo pensiero. In queste settimane ci sono due fenomeni, la grande crisi finanziaria internazionale e la grande crisi di libertà per quanto riguarda il Tibet. Bene, ambedue sono piccole grandi cose, quella crisi finanziaria internazionale enorme derivante dai mutui americani. Ma perché mai una piccola cosa come i mutui produce un collasso così grande a livello mondiale? Evidentemente perché non c'è un governo mondiale del sistema finanziario. Così come in Tibet una piccola cosa, perché l'autonomia di una piccola regione di montanari sconvolge la geopolitica mondiale, vi par possibile? Ebbene, anche perché per questo non c'è un governo mondiale della libertà e della geopolitica. Per questa ragione credo che occorra, non a livello bilaterale, a livello bilaterale non è possibile fare nulla, ma l'Unione Europea, il Parlamento Europeo, il CIO, gli altri livelli di governance mondiale devono esprimersi su questo. Ripeto, dopo questa vicenda del Tibet, dopo le Olimpiadi, il mondo e la globalizzazione non saranno più gli stessi e saranno migliori. Grazie. Grazie Brunetta.